Ben trovati a questo nuovo appuntamento dedicato agli eventi del santuario di San Pio da Pietrelcina e ben trovata a Mariana Lops dell'ufficio Accoglienza Pellegrini. Ciao Mariana, ben trovata. Grazie, ciao Leo. Un saluto a tutti i fedeli che ci seguono attraverso Padre Pio TV. Allora, Mariana, stiamo raccontando ormai da diverse settimane quanto sta accadendo in questi giorni all'interno del santuario di San Pio con tanti eventi, tante persone, tanti gruppi, tanti pellegrini che giungono qui sul Gargano per venerare le spoglie mortali di San Pio da pietrelcina. La scorsa settimana ecco, ci siamo focalizzati su alcuni appuntamenti importanti e eh, continuando il nostro racconto ecco, vogliamo andare a lunedì eh, scorso eh, quando eh, c'è stato questo... Bel pellegrinaggio, stiamo vedendo le immagini della diocesi di uh, Crotone e Santa Severina uh, che sono giunti qui appunto a San Giovanni Rotondo per pregare sulle spoglie mortali di San Pio da uh, Pietrelcina guidati dal loro arcivescovo Monsignor Panzetta. E 300 persone dai numeri sì. eh, che più o meno abbiamo avuto, davvero tanta partecipazione. Sì, Mariana. 300 persone che hanno dapprima avuto un momento di preghiera e un saluto da parte del guardiano padre Rinaldo Totaro e il nostro arcivescovo Franco, monsignor Franco Moscone e eh, successivamente alle ore 18 monsignor Panzetta ha presieduto la celebrazione eucaristica nella chiesa di Santa Maria delle Grazie. Sì, e il pellegrinaggio poi è continuato nei giorni successivi con la visita di questi gruppi eh, al santuario di San Michele, a Pulsano, insomma a pochi chilometri eh, da qui, ma ehm, in maniera particolare eh, qui a San Giovanni Rotondo i gruppi... Della diocesi di Crotone hanno voluto pregare per la pace. Padre Franco Moscone nel suo saluto introduttivo, ecco, ha voluto proprio far riferimento a questo, eh, a questo grande dono che eh, la Chiesa tutta sta chiedendo al Signore, che è appunto il dono della pace. Parleremo poi. Ecco, in maniera specifica di quanto poi è successo uh, martedì, nello specifico con questa di, uh, giornata di preghiera indetta dalla Conferenza Episcopale Italiana a cui hanno partecipato ovviamente anche i frati cappuccini di San Giovanni Rotondo e uh, le varie parrocchie della città. Per ritornare, però, Marianna allora al um, pellegrinaggio della diocesi uh, di, uh, di Crotone, abbiamo intercettato il vescovo, Monsignor Angelo Raffaele. Panzetta, che ha rilasciato i nostri microfoni questa intervista che ascoltiamo insieme. Più di 300 fedeli della diocesi di Crotone qui a San Giovanni Rotondo, guidati dal loro pastore. Eccellenza, qual è il senso e il significato di questo pellegrinaggio? Noi abbiamo deciso insieme di vivere questo pellegrinaggio come un percorso sulle orme di Gesù e ci siamo messi in scia di un grande uomo che, che ha camminato sulle orme di Gesù, che è San Pio. E quindi abbiamo in questi giorni, stiamo cercando di scoprire la bellezza di camminare sulle orme di Gesù, la responsabilità che abbiamo di camminare sulle orme di Gesù e anche la gratitudine a Dio di avere esempi meravigliosi di uomini e di donne che hanno preso sul serio la sequela e l'hanno realizzata in tempi diversi. Ecco, noi adesso stiamo guardando in modo particolare alla al cuore incandescente, diciamo, della spiritualità di San Pio che è proprio quello di seguire Gesù crocifisso e risorto, e anche noi vogliamo fare questo con l'aiuto di Dio. Padre Franco Moscone nel saluto ai gruppi ha definito Padre Pio uomo della pace, ecco, c'è bisogno di pace, lo sappiamo per le situazioni che sono in giro per il mondo. Qual è allora la preghiera della diocesi di Crotone per il tema caldissimo della pace? Sì, noi ci siamo uniti, diciamo, Avendo cominciato il pellegrinaggio ieri ci siamo uniti a quella preghiera che ha unito tutte le chiese particolari che sono in Italia, eh, chiedendo al Signore il dono della pace. Però eh, più ampiamente noi comprendiamo che proprio incamminandosi dietro Gesù, che è il Re della pace, si diventa più sempre più operatore di pace e di speranza. Quindi noi siamo convinti che più il Vangelo circola, dentro le nostre comunità e più ampiamente nel mondo tanto più si semina la pace. Una pace che vuol dire anche accoglienza e da questo punto di vista voi la vostra diocesi è terra di speranza. Sì, noi abbiamo avuto i fatti drammatici di Cutro, però io sono pugliese, sono tarantino e quindi sono in Calabria da pochi anni, però una delle note che mi ha colpito della Calabria è proprio la capacità di condividere quel poco che si ha, la capacità di avere il cuore aperto davanti alle miserie, alle sofferenze. Alle... E quindi il popolo calabrese è un popolo di... di proprio per, nel suo genoma spirituale, culturale, ha questo tema dell'accoglienza. Quando però questo, questo dato naturale viene illuminato dal Vangelo, allora ancora, diventa ancora più più vivo, più, più profondo, più eh, ampiamente vissuto dentro le persone e le comunità. Quindi eh, i fatti di, di Cutro penso che abbiano nella loro drammaticità seminato qualcosa di buono nella nostra gente. Per chiudere, che cosa avete portato davanti a Padre Pio? Beh, io ho portato davanti a Padre Pio la gente della mia Chiesa. Per, la, per il vescovo la chiesa è la sposa, quindi io ho portato davanti a San Pio la mia chiesa particolare, soprattutto le persone che hanno più bisogno dell'aiuto di Dio. Parole davvero molto belle, quelle di Monsignor Panzetta, che ha guidato, come abbiamo detto, i gruppi della diocesi di eh, Crotone qui in pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo. Abbiamo parlato di pace. Dunque, Mariana, come abbiamo avuto modo di ascoltare anche con il vescovo di eh, Crotone. E a questo proposito, martedì 17 ottobre c'è stato. L'appuntamento sì, nazionale importante. Infatti anche nel santuario c'è stata la giornata di digiuno e preghiera per la pace indetta dalla CEI. Alle ore 18 c'è stata la celebrazione eh, interparrocchiale a cui hanno partecipato tutti i parroci di San Giovanni Rotondo ed è stata presieduta da Monsignor D'Ambrosio. E a seguire l'adorazione eucaristica proprio di Preghiera per la pace. E allora continuando a pregare per uh, la pace, ovviamente questo tema non si esaurisce con la giornata di uh, martedì. Ascoltiamo uh, un breve stralcio dell'omelia di Monsignor D'Ambrosio nella giornata dedicata proprio a questo tema. Un saluto a tutti voi fratelli e sorelle grati, ai padri cappuccini che ci accolgono nel loro santuario e tutta la comunità di San Giovanni Rotondo, i tanti pellegrini che questa sera hanno risposto all'invito che il Papa e i vescovi italiani ci hanno rivolto. In risposta a una richiesta del Patriarca di Gerusalemme, il Cardinale Pizzaballa, che ha chiesto alla Chiesa tutta di pregare per questa terra santa e benedetta, infangata e rovinata da troppi anni, da sempre, possiamo dire da violenze e persecuzioni, dal sangue di tanti martiri, martiri anche della giustizia e della pace. Abbiamo ascoltato tutti domenica scorsa quello che Papa Francesco ha detto alla Chiesa Tutta facendosi interprete e accogliendo la richiesta del Patriarca di Gerusalemme. Il Papa ci ha ricordato che la preghiera è la forza mite e santa da opporre alla forza diabolica dell'odio, del terrorismo e della guerra. E ha aggiunto: Invito tutti i credenti ad unirsi alla Chiesa in Terra Santa e a dedicare martedì prossimo 17 alla preghiera e al digiuno. Gesù nel Vangelo ci dice che alcune forze demoniache si vengono soltanto con la preghiera e con il digiuno. L'arma che abbiamo tra le mani noi è questa. Non abbiamo altre armi se non l'arma la che si fa, invocazione pressante al Dio della pace, perché questo dono sia per tutti. E in questo momento sia il dono che l'infinita bontà del Padre fa alla terra, la terra che ha un aggettivo unico, terra santa. Sappiamo che la preghiera è l'unica arma che abbiamo per fermare l'odio, la violenza, le divisioni, le ingiustizie, il terrorismo. E nonostante lo spettacolo indegno e terribile di una guerra ingiusta, spietata, violenta, dissacrante, volgiamo i nostri occhi al Signore con un anelito di fiducia e speranza, esprimendo vicinanza e prossimità ai tanti, molti, provati da sofferenze indicibili e tante volte inenarrabili. Continueremo la nostra preghiera in questa Eucaristia. Ci fermeremo. In un momento di adorazione solenne riporteremo in questa nostra preghiera, in questa adorazione, il popolo della Palestina, della Terra Santa, al di là di ogni divisione, perché il Signore ricomponga nella pace e le ingiustizie che sono il tormento di questo popolo, da sempre segnato dalla violenza, dalla guerra, dalla fame, dalla miseria. Ci accompagni in questa nostra invocazione la figura di questo grande santo Ignazio di Antiochia, ma ci accompagni soprattutto l'intercessione e la preghiera del nostro Santo, San Pio da Pietreccina, e con noi qui intercede per noi, accoglie le nostre invocazioni, invocazioni per la pace e le presenta al Figlio di Dio, Gesù, il suo unico e grande amore. E dunque, queste alcune parole di Monsignor Domenico d'Ambrosio, arcivescovo emerito di Lecce, pronunciate nel corso della celebrazione di martedì 17 ottobre, dedicata proprio al tema della pace. Un tema voluto dalla Conferenza Episcopale Italiana, che è già cominciato poi domenica scorsa, con l'intenzione particolare posta nella preghiera dei fedeli. San Giovanni Rotondo, dunque, vuole essere anche eh, protagonista dal punto di vista della preghiera della pace, ne parleremo poi Marianna nelle prossime puntate, anche con un convegno dedicato alla Pace Minteris, questa enciclica di Giovanni XXIII che viene posta all'attenzione in questo periodo storico così particolare. Adesso noi però ci fermiamo per la pubblicità, pochi istanti di pausa e poi... Insieme a Mariana respireremo ancora una volta un po' di aria internazionale perché come avremo modo di dire sono tanti i gruppi che giungono da ogni parte del mondo qui a San Giovanni Rotondo. Restate con noi. Eccoci ritornati insieme, dunque come dicevamo a San Giovanni Rotondo si continua a respirare aria internazionale in questo mese di ottobre Mariana perché sono tanti i gruppi provenienti da ogni parte del mondo che giungono qui a, sul Gargano appunto. Sì, come avevamo già discusso la scorsa settimana, numerosi sono i gruppi che arrivano qui da ogni parte del mondo, non solo dall'Italia come abbiamo visto nei servizi precedenti, ma anche insomma da altre parti. Per cui abbiamo chiesto ad alcuni di loro di, di mandarci un saluto, una loro testimonianza della loro esperienza qui a San Giovanni Rotondo. Eh sì, in effetti, allora, come dicevamo, vogliamo far respirare anche i nostri telespettatori un po' di aria internazionale. Vogliamo partire allora con il primo saluto di questo gruppo che ehm, vengono dall'Oai. E dalla Pennsylvania, quindi dagli Stati Uniti d'America e sono giunti qui a San Giovanni Rotondo per il loro trentesimo anniversario di, di matrimonio. e Sono in visita a casa Maria Pile. Sì, Maria. sono in visita a casa Maria Pile. Ricordo che è visitabile Casa Maria Pile, basta telefonare allo 0882 45 64 67. Ascoltiamo il saluto degli amici americani. Hello. Hello. We are visiting from the United States, the State of Ohio. We've come to see Padre Pio on our 30th wedding anniversary. Hello. We also are visiting from the United States, from Pennsylvania. And we're visiting Padre Pio Shrine per anniversary, grazie, grazie agli amici degli Stati Uniti d'America. Abbiamo un altro gruppo, Marianna? Sì, numerosi. Il secondo gruppo è dell'Isola della Rionion, Dipartimento Francese nell'Oceano Indiano. Ascoltiamo. Bonjour Sabrina. Bonjour Leonardo. Oui, donc pourquoi aujourd'hui vous êtes à San Giovanni Rotondo Alors, si on est aujourd'hui à San Giovanni Rotondo, euh, c'est déjà pour marcher sur les pas de Padre Pio. C'est quelqu'un qu'on entend parler hein, dans le monde. Et euh, avec un groupe de pèlerins de l'île de la Réunion, de France et d'Afrique, on est venu euh, sur ces pas euh, pour entendre les témoignages. Pour entendre les miracles qu'il a fait, les guérisons qu'il a accomplies, et puis voir aussi sa maison de naissance et euh, l'hôpital qu'il a mis à disposition pour les plus démunis. Très, très bien. Ben, C'est parfait. Est-ce que vous avez, vous avez dit que vous avez une très belle chanson que vous chantez euh, principalement dans vos paroisses sur l'île de La Réunion Est-ce qu'on peut l'écouter Alors, avec cœur, avec amour, avec sourire, on va partager un chant et j'espère que vous aussi vous allez répandre autour de vous. Parfait. On commence C'est parti à vous. J'ai décidé de vivre Jésus Adesso ci trasferiamo in Sud America perché eh, vogliamo farvi ascoltare il, gruppo, eh, il saluto di questo gruppo di San Paolo del Brasile. Adesso ritorniamo in Europa, in Europa, Marianna, perché abbiamo un gruppo irlandese. Sì, siamo in Irlanda. È un gruppo di preghiera accompagnato da padre Brian. Buongiorno, Padre Pio TV, questo è gruppo irlandesi Pellegrini uh, Centro Padre Pio di Dublino, de Irlanda. welcome to the Irish. Pilgrims from the Irish Centre of Padre Pio. It's beautiful to be here, and thank you, Padre Pio TV, for arranging for us this beautiful weather. So, greetings to you all, and we pray for one another. l'ultimo gruppo che abbiamo deciso di eh, far vedere a tutti quanti voi cari amici ce ne sono tanti altri poi li rivedremo anche non Mariana certo. nel corso eh, delle prossime eh, settimane e viene dalle isole Mauritius mentre sono in viaggio verso San Giovanni Rotondo questo è un reportage d'eccezione vediamolo insieme Bene Marianna, abbiamo fatto davvero una carrellata da tutto il mondo, come abbiamo detto all'inizio, adesso però è il momento degli appuntamenti, dei prossimi appuntamenti del santuario di Padre Pio. Sì, allora questa sera alle ore 20.45 si terrà la dorazione eucaristica che però sarà trasmessa dalla parrocchia Santa Maria del Carmine di Manfredonia, sarà sempre animata dalla pastorale giovanile del santuario. Poi, venerdì sera, alle ore 20.45, avremo la preghiera sotto la croce. Ricordo sempre a tutti i fedeli che volessero inserire la loro intenzione di contattare l'ufficio pellegrinaggi al numero 0882 417 500. Sabato 21 ottobre, presso la cattedrale di Manfredonia, la provincia di Sant'Angelo e Padre Pio vivrà un momento di gioia per l'ordinazione del diacono fra Francesco Bottalico, che celebrerà poi la sua prima messa il giorno seguente nella parrocchia del Carmine in Manfredonia. Alle ore 21 sabato si terrà la penultima fiaccolata di quest'anno. Da domenica a mercoledì, ogni sera, ricordo in Chiesa Inferiore, alle ore 20.45 ci sarà il consueto rosario. Lunedì prossimo, quindi il 23 ottobre, sarà in visita a San Giovanni Rotondo Sua Eccellenza Monsignor Giovanni Peragine, amministratore apostolico dell'Albania dell Meridionale. Ed infine approfitto di questo spazio per ricordare nuovamente che questo è il mese missionario, per cui eh, è possibile visitare la mostra missionaria nel foyer della Chiesa di San Pio, aperta tutti i giorni dalle 9 alle 13 e il pomeriggio dalle 15 alle 18. Bene Marianna, penso di uh, abbiamo un po' esaurito tutti i vari argomenti all'ordine del giorno, <ride> potremmo dire, <ride> eh, giorno. In, questo, uh, in questo spazio. Noi ci rivedremo la settimana prossima e continueremo a parlare delle attività uh, legate al santuario di Padre Pio. Grazie per essere stata con noi. Grazie a voi.